bilancio positivo per la settimana della moda uomo milanese dedicata alle collezioni della primavera-estate 2014. 71 le collezioni passate sotto i riflettori, per un totale di 38 sfilate e 35 presentazioni che hanno confermato Milano capitale indiscussa della moda nel mondo, nonostante le consuete polemiche che puntualmente ogni Fashion Week si porta dietro. Partiti un po' da questa metafora del cibo, da questa grande offerta che c'è dappertutto in televisione e sui giornali, questa gran moda di cucinare, no? E un po' ci è venuto in mente anche invece di quanto cibo manca, quindi era un po' questa metafora tra i bisogni su quello che manca alle persone e la moda in questo momento ha carenze, ha bisogni, ha bisogno di clienti che entrino nei negozi, insomma come vedete tutti i negozi stanno chiudendo e aprono invece pasticcerie. La collezione è una collezione molto colorata, molto estiva, appunto abbiamo lavorato sul cibo in forma decorativa, reinterpretando dei quadri famosi dell'Arcimboldo con l'introduzione di pezzi del junk food, cioè abbiamo lavorato come al solito su stampe, ricami, applicazioni, mantenendo comunque un gusto sempre molto ironico e divertente. Ci sono dei capi che tipicamente degli anni 90, rivisti e corretti nel mondo iceberg attraverso il colore. E un altro studio importante che abbiamo fatto in questa collezione è lo studio della forma, nel senso che questa è la prima collezione in cui io vorrei cercare di dare ad iceberg un lifestyle che sia riconoscibile come stile, come capi nel vivere quotidiano e anche nella strada. Plain style is super rock and roll and funky. Usually I'm kind of a relaxed style and I love a touch of rock and roll, you know. I used to be more rock and roll when I was younger, but now I'm like, I prefer like cooler stuff, like I like to mix rock and roll, like his style with a little hippie style, you know. I like to mix both, actually. So what did Andreas, who designs the collection with his team of two men, they chose the Indian Rajas. And you won't see too much of them in there, but India you will see. Now then, they decided that would give us a feminine look. Punto importante sono gli accessori, dove noi italiani siamo maestri indiscussi a livello mondiale, e abbiamo fatto questa scarpa super decostruita come una pantofola ma con delle cinture di vacchette invece che la rendono grintosa e moderna, e così con queste postine stupende che sono invece delle postine decostruite e sfoderate, anche lì eccellenza del Made in Italy straordinario. Dobbiamo essere fieri di queste eccellenze perché il Made in Italy riesce a interpretare la qualità come nessun altro paese al mondo, e io quando parlo di questi accessori un po' mi commuovo perché veramente c'è un lavoro e una conoscenza, una storia tramandata che non bisogna perdere. Tante e diverse le indicazioni e le suggestioni viste in passerella. Dai cowboy contemporanei di Costume National all'uomo atletico di Donatella Versace, a quello spaccone di Philip Lane, dall'India evocata da Vivienne Westwood ai tessuti active sfoggiati da Iceberg, dallo spirito rock di John Richmond al denim di Armando Cervino, fino a Frankie Morello in modalità campagna sociale con lo slogan Food for All, perché si sa, se il cibo è per tutti, la moda non lo è.